Buongiorno, allora sono a casa, sono con lo stabilizzatore perché l'ho comprato, madonna che capelli, io sempre così, rega, scusate, sono con lo stabilizzatore e volevo provarlo un attimo, ecco, e prenderci anche un po' la mano visto che sono qui e non sono lì sotto. Comunque l'ho voluto prendere perché mi sono accorta che parecchie registrazioni, soprattutto dei vlog, sono tutte mosse. E allora l'ho preso. Allora, è lunedì, si può vedere perché stamattina non ci siamo svegliati nessuno per andare a scuola e adesso faccio un po' di pulizie dentro casa. Devo spolverare, cosa che a me non piace. Devo pulire i bagni, vabbè, quello lo faccio tutti i giorni, non è un problema. Devo passare l'aspirapolvere perché ho lavato ieri mattina in terra e è ancora tutto pulito, per fortuna, perché, eh? E poi non so neanche perché ho lavato, visto e considerato che in questi giorni ha messo la pioggia, ma va bene, sorvoliamo su questo. Devo fare una lavatrice ancora, che stanotte mi sono scordata di mandarla. Insomma, c'ho da fare un po' di roba. Alessandro stamattina non era molto, come dire, non stava benissimissimo, era un po' raffreddato, quindi sto incrociando le dita sperando che non mi chiamano da scuola perché se no è un disastro. Perdiamo 10 giorni praticamente per fare l'aerosol per il raffreddore, ma va bene. Madre santa, la corrente, prima o poi mi butterà giù tutte le porte la corrente. Va bene, niente, io comincio a fare. Dove siete? Oh! Devo imparare a usare sto coso ancora. Devo ancora imparare ad usarlo perché non so ancora molto molto pratica di questi aggeggi. Comunque, mi metto a sistemare. Sì, ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua. Allora, casa è praticamente sistemata. Semi sistemata, ci so, questo è il folletto che mio marito deve consegnare. Qui, ah, ecco, vi volevo far vedere questa ricettina qua che ho fatto con la ricetta di fatto in casa da Benedetta. Ho usato la ricetta, l'impasto base per allo yogurt e visto che a scuola dei miei figli ci danno yogurt, latte, eccetera, ho voluto fare questi muffin con sopra un cucchiaino di Nutella. Alessandro già l'ha mangiato, ha detto che è buonissimo. Questa ricetta me l'ha data, cioè mi ci ha fatto pensare una mamma di un'altra bambina che va in classe con mio figlio. E non è male come idea. E poi vi faccio vedere che di qua nel forno, a parte il coso, il prosciutto, ci ho fatto anche perché era tantissimo l'impasto, ci ho fatto anche le ciambelle. Non sono delle ciambelle reali, sono finte ciambelle perché l'impasto comunque è morbido, è tipo quello del ciambellone, con le gocce di cioccolato fondente, le gocce di cioccolato bianche. Vediamo se le mangeranno, perché io ovviamente posso mangiarlo solo la mattina del sabato perché sono a dieta. E chiudiamo il mio forno. Di fuori la giornata, ho sistemato tutta la cucina. Di fuori la giornata è così, ragazzi. Così, cioè, più grigio di così si muore. Però questo è, siamo in autunno, che ci dobbiamo fare? E niente, io adesso sono messa in queste condizioni, cioè io faccio le pulizie con le cose, con le cuffie. E niente, mi sono spostata perché c'era. E niente, faccio le pulizie con le cuffie. Ho comprato queste cuffie Bluetooth e so ottime. E niente, adesso che faccio? Adesso scrivo quello che devo comprare. Vedo se riesco a fare il pane, se trovo una ricetta al volo che mi faccia un po' di pane. Se no, sono senza pane, lo devo andare a comprare. E niente. Devo imparare a maneggiare questo aggeggio perché
Però decisamente meglio, decisamente meglio. Allora, niente, faccio queste cose, poi vado a prendere l'olio e poi niente, vado a riprendere i figli. Sono le, aspettate, le 10:37, quindi ho ancora 11-12, 2 ore buone per organizzarmi tutto quanto. Quindi ci vediamo tra un po'. Scordi la chiave inserita nella seconda uscita e quindi ti fai tutto il giro del palazzo. Allora, questa è la mini spesa che ho fatto perché praticamente avevo quasi tutto a casa. Allora, vabbè, le uova per cena, questi li tengo sempre. So che non so il massimo, però per quando so di corsa sono molto molto comodi. Poi i miei biscotti. Ho voluto prendere questi ai bimbi perché Aurora me l'aveva chiesto in questa confezione qui e l'ho presi due all'ace e due ai frutti rossi. Finocchi per cena che li devo fare gratinati, un po' di caramelle per i bimbi perché quando si comportano bene gliele do. Cerotti che erano finiti, questi che mi servono per il coso per misurare la febbre. Questi che finalmente li ho presi giusti, li ho trovati giusti, erano questi qui, quelli lì della Parpareggio con il pezzettino di parmigiano. Due confezioni di tonno Rio Mare che l'avevo finito, banane e succhi all'ace della Santal grandi perché quelli piccoli ormai hanno la cannuccia quella di carta e non riescono a berla, non gli piace. Questa è tutta la mini spesa che ho fatto perché praticamente avevo già tutto quanto nel frigo. Adesso sistemiamo tutto questo ambaradana di roba. Tanto è già mezzogiorno, quindi al massimo posso far riscaldare un pochino l'acqua, però poi devo comunque andare a prendere i bimbi a scuola. Qui è tutto molto appannato. Forse così va un pochino meglio. Boh, vabbè. E niente, a dopo quando li vado a prendere. Ah, ok. Allora, ho messo su l'acqua per la pasta. E oggi semplicissimo, pasta in bianco, pomodorini e io fesa di tacchino, loro prosciutto e mortadella. E stop, perché io no. Oggi proprio, io sono un po' meteoropatica, mi sono accorta, perché oggi è un tempo un po' bruttarello, un po' grigio, smorto. Io sarei per mettermi sul divano con la copertina, la tisana e Netflix, però devo portare Alessandro a calcetto e quindi non posso. Allora, niente, quindi mi salta il pomeriggio rilassante e non c'ho manco voglia di cucinare perché sono un po' meteoropatica in questo. E quindi niente, adesso prendo i pomodorini e comincio a tagliuzzarli. Thank you.
voi tornate a casa, sole, scusate, le 7:20 e siamo andati, come avete visto, a calcetto. C'è stato pure un piccolo piccolo intoppo con Alessandro perché si è ritrovato in un altro gruppo, non con quelli dell'anno scorso, quindi non, ha cominciato a piangere, non voleva, eccetera. Poi sono riuscita un po' a recuperare la situazione, poi una volta che è entrato si è messo a giocare, insomma ha fatto amicizia, è rientrato tutto quanto. Però è stato un momento di panico a quel momento. E niente, adesso sono tornata a casa, per cena ci abbiamo la frittata e i finocchi, quindi devo ancora fare tutto ovviamente perché non è che... Mi sono messa a preparare prima, non ci ho avuto proprio tempo. E niente, dopo guardiamo un po' di TV, penso che guarderemo il GF. C'è un po' così. Oh, ecco. Penso che guarderemo il GF. E poi niente, poi andiamo a letto perché io sono finita, io sono veramente cotta. E Samuele è arrivato adesso, sta un po' a sistemare una cosa. Ok, no, vabbè, si vede comunque male, eh. Non so il perché. La qualità forse è più bassa, non lo so. Vabbè, comunque vado a preparare la cena.